Un attimino che devo parlare in loro, secondo me. Allora, questa formazione fa capo alla scuola d'arte, come si dice, al blues, il blues di B.B. King, di Muddy Waters, di Albert King, eccetera. I Blues Corner nascono nell'inverno 88, quando Stefano e Matteo Tombari si riuniscono insieme a Stefano Mancini per improvvisare su qualche giro di blues. I Blues Corner hanno suonato in vari locali della zona, Modern Casino a Cattolica e Gratis a Senigallia. Dopo la defezione di Paolo Morellato sono subentrati. E poi ancora Matteo Tombari, batteria, Angelo Panunzi, pianoforte, Stefano Tombari, sax contramezzo. No, molto tutte mie ragazze. Tutte mie. Magari. Allora, visto che Stefano ha tante ragazze, adesso però pensiamo alla musica. Quali sono i pezzi che ci canti, anzi, che ci seguite stasera tutti insieme? Allora, uno si chiama Walking Blues e un altro... Come vi chiamate? Ah, Stone Blues. Ah, volevo dire una cosa. Questa sera due dei nostri componenti, Stefano Tombari, che tra l'altro un applauso esagerato voglio perché è l'anima del nostro gruppo. E l'altro è Giapponi, Gianni, che non c'è purtroppo alla tromba, grazie. Allora ragazzi, con sto microfono mi fanno impazzire, sono tutti altri ragazzi. Vi lascio con i Blues Corner, a dopo. Oh,
Thank you.